già avuto modo di parlare, quindi ti chiedo una cosa un po' diversa. Tu hai vissuto dal campo la contestazione dei tifosi e sei stato vicino ai tifosi quando c'è stato il confronto. Cosa hanno detto alla squadra? Cosa avete detto a loro? Qual è la cosa che vi siete portati nello spogliatoio da quel confronto post partita l'altro giorno e con quali sensazioni si ritorna a lavorare dopo quel tipo di situazione lì? Senti, io sì, sono stato lì vicino, però non so, sì, si hanno parlato tra il capitano e i tifosi, però al di là di quello so che i tifosi stanno scontenti di risultati, di tutto, è comprensibile, però sta a noi in revertire questa situazione, perché come ho detto l'altro giorno, che sono stato da due giorni con i ragazzi allenando, ho visto una squadra forte, una squadra che sta concentrata in allenamento, una squadra con intensità. Ecco, sta a noi riconquistare questa situazione, però che stiamo bene, siamo uniti, stiamo aspettando la partita di sabato per fare tutto quello che stiamo facendo nella mente. Ciao Pablo. Sappiamo anche che c'è stato un confronto con il presidente nelle scorse ore, è stato qui, e se si può sapere cosa vi ha detto, che impressione ti ha trasmesso, come l'hai vissuto questo tipo di contatto ravvicinato? Tutte le domande difficili per me. Sì. Sei già presentato. No, niente, sì, penso che anche ogni squadra, tutti i presidenti dopo il calciomercato vengono a parlare, allora al di là di quello penso che lo fanno tutti, no? Che è venuto a parlare a noi, nel senso di è venuto a dire che ha finito il calciomercato, che quelli che siamo e quelli che dobbiamo e andare al campo e essere un gruppo unito come stiamo facendo fino adesso, e lavorare come stiamo facendo, perché ci ha visto, come ha detto, ci ha visto bene, ci ha visto con intensità, ci ha visto con ritmo, e questo rimane a noi a fare, dimostrarlo in campo. Allora è un aspetto positivo anche stare tutti uniti. Ecco. Ciao Pablo, te ne faccio una facile. Allora, tu sei, grazie. Sei a chi arriva a gennaio, soprattutto in una situazione così, si chiede anche appunto di portare entusiasmo. Alla luce di questo, tu sei stato uno dei primi due arrivi, sei stato contento che sia arrivata altra gente, cioè non essere l'unico nuovo, ma in cinque a dare questa nuova energia sicuramente facilita il lavoro di tutti. Sì, sì, come stava dicendo, alla fine è uguale quelli che arrivano, siamo in 5, in 7, sempre quelli che arrivano adesso nel mercato invernale vengono per dare una mano alla squadra, per dare un contributo in più, e rimane a noi a dare questo contributo che ha bisogno la squadra, però che come stavo dicendo sempre, siamo uniti, siamo un gruppo forte in questo senso, dobbiamo continuare così e aiutare la squadra lo più possibile. Grazie. Sei uno degli ultimi arrivati, ma anche uno dei primi tra quelli nuovi, visto che hai già giocato un paio di partite. La tua idea di Brescia è cambiata in questo paio di settimane, sei arrivato molto carico, hai detto non sono qua per salvare nessuno, posso giocare in tutte le posizioni in attacco, non so se è cambiato qualcosa da quando sei arrivato proprio a livello di... No, non ha cambiato niente, come l'altro giorno vengo con tanto entusiasmo, tanta gioia di trasmettere positività al gruppo, che è quello che sono io, tanta allegria e sorridere tutti i giorni, allora
non cambiato e va a continuare così tutti i giorni.